Lo Stato italiano a partire dal 2002 ha scelto di prendere un'offerta enorme, i famosi 800.000 videopoker, e con coraggio di legalizzarli, facendoli emergere, e quindi di spostare risorse, persone nella disponibilità dello Stato e soprattutto, conoscendo il gioco, di occuparsi del gioco e anche delle persone più esposte. Mi sembra negli ultimi anni che tra leggi regionali, regolamenti comunali, leggi dello Stato ci sia un'attitudine a proibire, smantellare, distruggere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire riconsegnare miliardi di euro nella disponibilità della malavita, la cui offerta è tecnologicamente pronta per servire la domanda che non sparirebbe, riconsegnare le persone più deboli nella disponibilità di biscazzieri, usurai, organizzazioni malavitose locali e non ultimo prendere circa 100.000 posti di lavoro e cancellarli sì quelli con un tratto di penna.